Pino Scotto, un saluto a tutti voi lettori di Il terzo lato del vinile, Rock On, perché siamo a rock and roll adesso, ragazzi, rock and roll, via Zuretti, siamo veramente, come si dice a Napoli, stamma veramente inguaiata. Ma io penso che il disco più importante sia stato il primo album dei Vanadium. Scrivevo i testi in studio mentre registravamo i brani e mi sento molto, molto responsabile, molto fiero e molto coinvolto in quell'album. Poi in quegli anni non si suonava, noi con i Vanadium non suonavamo mai, suonavamo pochissimo perché non c'erano locali. Noi eravamo andati a Londra a registrare quest'album. Si chiama Rich Farm Studio, che ai tempi c'era stato anche Battisti, l'unico italiano che era stato lì a registrare. Torniamo in Italia e ci fanno: dovete fare questo tour con i Motörhead, Twisted Sister. Prima data a Palasport di Bologna e abbiamo cominciato a parlare. Ma la cosa bella che con Lemmy, tutte le volte che ci siamo incontrati, alla fine si parlava di blues. Grande Lemmy, e me lo ricordo ancora l'ultima volta che l'ho visto a Milano. Quando abbiamo suonato all'ippodromo con i Motörhead. Ragazzi, una ciucca ogni tanto ci sta ogni tanto. Non mettetevi al volante però quando avete bevuto, ma lasciate stare quella merda, quella polvere bianca, lasciate stare quella merda. È solo merda, ragazzi. Ma ce ne sono due droghe, quella è più bella. Prima la gnocca e poi il rock and roll, ragazzi. Createvi una passione, non deve essere per forza la musica meglio ancora. Sì, perché c'era un brano che si chiama Street of Danger su Game Over, appunto. Questo per dirti la grande passione, no? E lui era andato, era un po' più grande di noi, era andato a lavorare sulle navi ed era tornato con un 45 giri di un certo Elvis Presley. Quando vedete una massa che va di qua, voi andate di là. È l'unico lavoro dove vai lì dentro, chissà perché vogliono fare tutti i politici. Vai lì dentro e non ti caccia nessuno. Cioè, perché tanta gente non ci pensa, ma siamo tutti di passaggio, ragazzi. Siamo tutti di passaggio. E l'unica giustizia è quella, che dobbiamo morire tutti.